Allora, buonasera a tutti. Io sono il dottor Max che vi parla dalla Tanzania. Stasera inizio l'intervento, ovviamente saluto tutti, inizio l'intervento rispondendo a una domanda, un commento che ha fatto Renata, no? Quando io dicevo che purtroppo ci aspetterà un autunno caldo, Renata ha fatto il commento dicendo sì, anche negli anni 70 abbiamo avuto una situazione di questo tipo. Chi ha la mia età, cioè chi è oltre i 65 anni, si dovrebbe ricordare bene cosa si intende per autunno caldo. Per autunno caldo si intende quella stagione, diciamo così, che partì grosso modo dal 1978 e che andò avanti anche un pochino prima, volendo. Che andò avanti fino agli anni Ottanta, in cui con la scusa delle rivendicazioni sindacali, le tre organizzazioni principali, no, vi ricordate, c'era la CGIL, la UIL, poi chi era quell'altra, che ognuna delle quali in teoria raggruppava membri dei tre principali partiti, no? Cioè il Partito Comunista, il Partito Democristiano e il Partito Socialista, a nome dei sindacati per migliorare la qualità della vita e lo standard, no? Di qualità della vita in tutti i sensi, si mise a occupare le fabbriche. Iniziò a fare dei picchetti e occupò le fabbriche. Cosa vuol dire occupare le fabbriche? Vi racconto una storia che ho vissuto direttamente, ve la racconto volentieri, non l'ho mai raccontata, ho vissuto la mia famiglia, perché la mia famiglia viene da una famiglia di imprenditori e all'epoca avevamo appena costruito la nuova fabbrica, cosiddetta. Noi producevamo articoli per bambini ed era un'azienda leader nel settore, è stata un'azienda fondata dal mio bisnonno, e all'epoca esportavamo un po' in tutta Europa, nel Libano, insomma, era un'azienda leader nel settore, e un'azienda, tra virgolette, possiamo dire, utilizzando un termine che si usa molto oggi, un'azienda, di eccellenza, in Italia. Quindi mio papà aveva fatto qualche soldo e decise di costruire, ve la faccio breve, la nuova fabbrica. Un giorno mio papà e mia mamma arrivano nella fabbrica nuova, nuova di zecca, e praticamente la fabbrica era stata occupata senza che loro sapessero niente dai sindacati. Ora non mi ricordo, mi sembra che fossero quelli comunisti. E praticamente si presentarono all'ingresso e non li fecero entrare. Non gli fece entrare, dice la fabbrica occupata, mi dispiace, non potete entrare. E mio papà con molto stupore chiese, ma scusate, ma voi chi siete? Dice, noi siamo i sindacati, così e così, la fabbrica adesso è occupata e voi non potete entrare. Quindi non so bene quello che mio papà e mia mamma dissero, però praticamente non potete entrare in fabbrica, dovettero, insomma, riprendere la macchina, non mi ricordo se andarono a parlare con gli avvocati, immagino con i commercialisti. Insomma, la fabbrica appena inaugurata partì col piede sbagliato. Quindi, in due parole, per arrivare al dunque, poi dopo naturalmente i miei genitori andarono a parlare con i vari commercialisti e mi ricordo l'unica cosa che posso dirvi a riguardo, che io ero ancora abbastanza giovane in quegli anni, avevo appena 20 anni, 21, studiavo, non seguivo ancora le cose della fabbrica. Comunque, quello che ricordo, due cose, vi ricordo due cose. La prima è che mia mamma, completamente disgustata da quello che stava succedendo, eravamo un pochino prima del 78, eravamo nel 74-75, io ero ancora piuttosto giovane, devo fare questa correzione, decise di lasciare l'Italia. E in 448 portò me e mia sorella a vivere in Svizzera, a Campione d'Italia, dove infatti siamo rimasti per un anno. Poi, per tutta una serie di ragioni, siamo dovuti rientrare. La prima cosa. La seconda cosa che vi dico,
che poi è successa, è un ragionamento che io ho fatto dopo, è che mio padre e mia mamma si affidarono a dei consulenti, ovviamente molto qualificati, che però in quel caso probabilmente non furono all'altezza della situazione, perché non capirono, commercialista, ma anche gli avvocati, non capirono quello che stava succedendo, cioè non capirono che la fabbrica era stata occupata perché mio papà e mia mamma non volevano pagare. E uno può dire, ma ovviamente, perché chi dovevano pagare? No, le cose non sono mai funzionate come si pensano noi. Già all'epoca, le aziende migliori, per evitare tutti questi problemi aziendali, dovevano pagare. Chi dovevano pagare? Ovviamente dovevano pagare i sindacalisti. Perché se avessero pagato, se avessero fatto una donazione o al Partito Comunista, o al Partito della Democrazia Cristiana, o al Partito Socialista, non avrebbero avuto nessun tipo di problema. Non pagarono e non pagarono per principio, non pagarono perché non lo sapevano. Io questo qui l'ho chiesto a mio papà e mia mamma, ma non mi hanno mai dato delle risposte certe. Di fatto, questo episodio successe perché furono coerenti e non vollero pagare, quindi l'azienda fu praticamente chiusa. 120-130 operai mandati a casa. Vi rendete conto del danno sociale che quattro imbecilli causarono? Poi, dopo, successivamente, l'azienda fu in un certo senso riciclata, anziché produrre in maniera centrale, la produzione fu decentralizzata in tanti piccoli laboratori e in qualche maniera, un anno, 2 anni dopo, ricominciò la produzione. Ma praticamente l'azienda fu distrutta da quattro imbecilli. Ma io mi sono sempre chiesto, anche negli anni addietro, scusate un attimo. Ma com'è possibile che tutta questa cosa sia successa? Anni dopo, facendo le mie ricerche, ho capito perché. Sapete perché? C'è qualcuno che in questo momento può darmi una spiegazione del perché è successa una cosa così? Ci possono essere tante interpretazioni, eh? Non vi state a preoccupare, dite pure quello che pensate, non ci sono problemi, eh? Allora, se nessuno ha magari delle idee così precise, ve le posso dire io le idee. Allora, dimentichiamoci che siamo negli anni 75, 75, no? 80. Quello è stato il momento, direi quasi, di maggior splendore, no? Della ricostruzione italiana, perché l'Italia è stata praticamente distrutta. Quasi tutte le aziende sono state distrutte, eccetto alcune, che non sono state bombardate dalle alleati. È successa esattamente la stessa storia di cui ho parlato anche un paio di settimane fa negli interventi che ho fatto sulla BIS, quando ho fatto notare che gli alleati non hanno, per esempio, bombardato la IG Farben in Germania e non hanno bombardato altre aziende importanti in Germania, così come non l'hanno fatto in Italia. Anche qui ci si potrebbe chiedere perché. La risposta in questo senso ve la do io. Allora, quello che è successo in pratica è stato questo. L'Italia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, naturalmente c'era una grande voglia di ripartire, no?
perché l'Italia non dobbiamo dimenticare, in un certo senso, la produzione in Italia è una produzione legata sulla creatività, sul design, sull'innovazione, sul tutto ciò che riguarda la bellezza. E questa eredità, la chiamo eredità, perché è una cosa che ci viene fuori da che cosa? Mi potete aiutare? Qual è stato il grande momento storico italiano unico e ripetibile che ha determinato gran parte della bellezza e della cultura esistente? Il Rinascimento? Bravo, bravo Diego. Noi queste cose non le abbiamo vissute, quindi non possiamo capire, ma guardatevi la serie dedicata ai Medici e potete capire tantissime cose. Noi, per noi, queste cose che fanno parte della nostra cultura, perché chi vive in Toscana come me non le nota nemmeno queste cose, ma sono cose uniche al mondo che ci hanno lasciato. Quindi, le gilde che si sono poi costituite a Firenze in quegli anni, le gilde superiori e le gilde inferiori, sono rimaste nel nostro DNA. Noi siamo dei geni. No, 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 ma non ce n'è per nessuno in termini di creatività. E infatti l'abbiamo poi dimostrato nel design delle macchine, nel design della moda e in tutto quello che riguarda la creatività. L'Italia stava crescendo troppo, stava rompendo, e cominciava a rompere i coglioni, scusatemi il francesismo. Ciao Franco, sto parlando un po' della storia dell'autunno caldo e in relazione alla storia della mia famiglia, di quello che è successo, e ora continuo il discorso. L'Italia stava in quegli anni crescendo troppo. Se l'Italia avesse continuato a crescere in quella maniera lì, in pochi anni avrebbe superato la Francia, avrebbe superato la Germania, avrebbe superato l'Inghilterra, ma l'Italia non doveva avere un ruolo così importante in Europa, perché aveva perso la Seconda Guerra Mondiale. L'Italia aveva perso la Seconda Guerra Mondiale, contrariamente alla Germania, nella quale solo i tedeschi avevano perso la Seconda Guerra Mondiale, ma non l'imprenditoria, la finanza e le banche tedesche. Quindi quello che è successo, e ritorno a quello che ho raccontato sull'occupazione della fabbrica della mia famiglia, è stato soltanto una grande manovra voluta dall'elite per ridimensionare la capacità produttiva italiana. E nonostante quello non ci sono nemmeno riusciti completamente, perché l'Italia ha avuto comunque un ulteriore boom negli anni successivi, degli anni 80 e degli anni 90. Immaginate se non avessimo in Italia avuto quel tracollo lì, perché in quel tracollo lì il 50% delle aziende, andate a vedere la storia, è stato chiuso, e sono state chiuse le aziende migliori. Sono state chiuse le aziende di coloro che non hanno voluto pagare il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, cioè che non avevano niente, volevano niente, volere niente a che fare con la politica. Quelle che sono state, che erano le aziende più pure, sono state chiuse. Quindi immaginatevi quelli che sono rimasti. Sono rimasti fetenti, sono rimasti corruttori, sono rimasti leccaculo, sono rimasti tutti coloro che già furbescamente avevano capito che dovevano pagare. Quelli sono rimasti. Mi fate fare i nomi. Sono quelli che poi adesso occupano ancora posizioni di privilegio, che non tocca nessuno. Quelli sono rimasti. Non sono rimasti quelli che valevano
sono rimasti quelli che hanno pagato. Questa è l'Italia. Ci sarebbe da scriverci un libro, no? Su questa cosa qui. Io credo che il libro di Panza affronti questi argomenti. Ora non lo so se lui può raccontare una storia vera, perché la mia è una storia vera, quella di Panza non lo so. Mi sembra che anche lui, appunto, abbia scritto un libro abbastanza famoso sulla vera funzione dei sindacati. I sindacati non sono stati creati, sono stati per tutelare il reddito, tutelare i lavoratori. Assolutamente. I sindacati in cui gli esponenti più importanti sono stati tutti massoni, tutti, anche l'AMA era un massone, andate a ricercare le cose per bene, sono stati tutti finanziati per distruggere la produttività italiana. Ecco, adesso mi fermerei qui perché ho preso anche troppo spazio all'intervento che dovevo fare, che ovviamente non doveva parlare di queste cose, però siccome Renata mi ha dato il là, io vi ho raccontato questa storia, ma poi ci sono tanti aneddoti che vi potrei raccontare. Via, adesso ritorniamo a noi. C'è qualcuno che vuol fare anche dei commenti, delle considerazioni su quello che ho appena detto? Prego. Franco, tutto bene? Sì, avevo qualche problema di connessione, ma ok. Bene, benissimo. Allora ce la fai a venire magari nel pomeriggio o poi ci risentiamo, dai, su questo, non ti preoccupare. Sì. Anche perché avrei bisogno di un po' di cose, ora vediamo come ci possiamo organizzare, però siccome parliamo di cose che riguardano Zanzibar, la bella notizia è che finalmente siamo riusciti a chiudere un contratto con una cliente, non è stata una cosa facile, e quindi la bella notizia è che venerdì vado a firmare il contratto per nome e per conto di questa cliente, che finalmente questo è il secondo contratto che sottoscriviamo. Poi devo anche avere un incontro con questo signore che inizierà i lavori sulla prima proprietà che abbiamo chiuso sul primo contratto. Dobbiamo iniziare a fare il muro di cinta e poi inizieremo a costruire anche questo famoso piccolo residence, e quindi finalmente dicevo, incontrerò poi anche un signore che al quale mi sono affidato, che mi è stato raccomandato, che mi è stato raccomandato, che lavora praticamente per il governo, no? Perché, come sapete, insomma, bisogna avere un po' degli agganci giusti, perché altrimenti è più difficoltoso. E quindi vado, domani mi arriva altri clienti, li vado a prendere all'aeroporto. Lì sistemo a chi pepeo. Dopodiché io venerdì faccio un salto appunto a Zanzibar per firmare questo contratto, poi rientro e ritornerò a Zanzibar la settimana successiva. La settimana abbastanza importante, perché è la settimana nella quale devono poi partire certi lavori di ristrutturazione. Spero che vada tutto bene e che non ci siano problemi. Però naturalmente, come si sa, i problemi ci sono sempre, e quindi bisogna affrontare le cose per gradi, vivendo alla giornata, perché qui in Tanzania, come sapete, siamo in Africa, non si può programmare troppo, si vive alla giornata.
Però, come vedi, piano piano le cose vanno avanti. E se si lavora in una certa maniera, poi i risultati, un po' prima o un po' dopo, arrivano. Avete per caso delle domande da fare, Tricca? Hai per caso nessuna domanda? Tutto bene? Sì, tutto a posto? Sì, no, ma io adesso mi sono appena aggiunto, quindi per il momento non ho domande. Comunque sì, contatterò Max. Beh, benissimo, sì, infatti non ti ho ancora sentito. Approfitto per dirvi appunto che tutto è iniziato parlando con Renata, dicendo gli amici, con gli amici collegati, dicendo che l'estate sta finendo e questo sarà un autunno particolarmente caldo. Non l'ho detto solo in senso figurativo, avete visto quello che è successo nelle Hawaii e quello che è successo in Canada. Quello che è successo nelle Hawaii ha praticamente fatto il giro del mondo, però altri episodi che sono successi, come quello del Canada, sono stati oscurati in un certo senso. La stampa, per quello che posso aver capito io, non ne ha parlato, ma non sono successi soltanto in Canada, eh. Stanno facendo degli esperimenti e la cosa purtroppo è molto più grave di quello che una persona abbastanza ingenua, no? Può pensare nel momento in cui vede le immagini che gli arrivano dalle Hawaii. In effetti, il problema, da buon cospirazionista, posso dirvi che è molto più grave di quello che si può pensare, nel senso che circa 7-8 anni fa è partito un programma, vado a memoria, adesso non sono davanti al computer, che si chiama, mi sembra che si chiami Jump, qualcosa come Jump Hawaii Project, che è un progetto che prevede che per il 2000, vado a memoria, 2035, le Hawaii è un esperimento questo che stiamo portando avanti, sarà un'isola completamente scusate, a energia pulita. Non solo sarà un'isola a energia pulita, ma sarà un'isola completamente controllata dall'intelligenza artificiale. Ora, come ci ha spiegato molto bene il dottor Day nel capitolo 1, per chi ha letto la trilogia, prima di costruire devi distruggere. Quindi loro avevano bisogno di distruggere tutta la linea energetica che alimenta l'isola. Poi sono tante isole, no? Naturalmente sono partita l'isola principale. E per poi ricostruire, questo è un appalto, sembra affidato all'Itachi, per poi ricostruire tutte queste infrastrutture, diciamo, a norma di queste nuove leggi e nuove disposizioni. In realtà sarà creata una smart city. Io delle smart city ho parlato, mi sembra, 7-8 anni fa, in un piccolo intervento a margine ci ho parlato, che ho fatto, per tutte cose che io scopro su internet, ogni tanto ne parlo. La Smart City, per chi non lo sa, ora non mi voglio dilungare troppo, sarà una zona molto limitata, dai 10 ai 15, 20 km di diametro al massimo, che saranno definite soprattutto nelle grandi città, ma non soltanto, nella quale gli abitanti all'interno di questo territorio avranno a disposizione tutto quello che vogliono e non potranno praticamente, a parte casi molto molto particolari e saltuari, uscire da questa zona. Ne ho parlato perché ho parlato di un film che si chiama The Giver, che probabilmente potrete vedere su Netflix o potete anche scaricare, che, di cui io ovviamente vi suggerisco la visione, che parla proprio di queste città. Il film è molto interessante,
interessante dal punto di vista simbolico, perché è chiaramente un film massonico. I personaggi principali sono tutti massoni, e poi c'è una simbologia che chi conosce un pochino la simbologia è chiaramente di quello stampo lì. Quindi loro ci dicono tutto, come vedete, ci dicono tutto nei film, ci dicono tutto in tante cose che loro fanno. Questo qui è un film del 2014, mi sembra, e parlavano già, quella lì è un prototipo di una smart city. Ora, chiamano, in America venne fuori la smart water, l'acqua intelligente, io come persona che un pochino mastico di marketing, mi venne da ridere, no? A vedere questa smart water, dico, ma che cazzo, l'acqua può essere filtrata, può essere la migliore acqua del mondo, sicuramente l'acqua che trovi in America, siccome fonti come quelle che ci possiamo avere noi, no? Insomma, nelle Dolomiti o sugli Appennini, eccetera, eccetera, di acqua pura, scordatelo. Ci può essere qualche cosa un pochino più pulito, ma sicuramente niente in paragone magari all'acqua veramente di una volta che si trovava, si poteva trovare noi in appunto in Italia, oppure magari in Svizzera o in Austria, in queste zone. E l'hanno chiamata Smart City. Immaginatevi voi, acqua che magari fa la Pepsi, probabilmente con la proprietà sarà della Pepsi, sarà della Coca-Cola, tanto gira e gira, ci sono sempre queste multinazionali dietro. Beh, a margine di questa cosa qui parlai di questo film come esempio delle città del futuro. Benissimo. Quello che è successo alle Hawaii è stato... diciamo, causato, hanno utilizzato una tecnologia che si chiama DEW, in inglese si chiama Direct Energy Weapon, che sono delle armi a laser, ormai abbastanza conosciuto per chi si occupa di queste cose, che possono fare cose miracolose. Sapete, il laser si usa nella microchirurgia, no? Con grande successo, e ti può salvare la vita, ma alla stessa maniera, come vedete, può distruggere un'intera isola. Ma la cosa più grave di tutte è quella che quando uno va a vedere nella realtà quello che è successo, sono successe in contemporanea delle cose che ovviamente qualche dubbio per chi non è un cospirazionista, qualche dubbio lo dovrebbe quantomeno porre. Per esempio, è stata chiusa tutta l'acqua, non c'era acqua, non c'era la possibilità di quindi utilizzare l'acqua per distruggere gli incendi. Le persone sono rientrate nelle abitazioni, non avevano acqua per fare quelle poche che sono rimaste in piedi, non avevano acqua per fare la doccia. Potete immaginare la situazione. Stranamente le ville dei ricchi e dei super ricchi non sono state toccate, non sono state distrutte, è stata proprio un'operazione chirurgica quella che hanno fatto. Il coroner, si chiama così, cioè responsabile della polizia dell'Hawaii, è un personaggio molto famoso nell'ambiente, che è già stato protagonista di altri episodi in America similari. È la cosa più allucinante di cui quasi nessuno parla è che se si guarda bene i numeri, questa è una catastrofe molto più grave dell'11 settembre. Perché ufficialmente ancora 2000 bambini rimangono dispersi. Le vittime del World Trade Center erano circa 3000, un pochino di più. 2000 bambini, quel giorno lì, guarda caso, le scuole, per una ragione che non si sa, sono rimaste chiuse, questi bambini sono rimasti a casa e, guarda caso, tutta questa, come 2000 bambini, risultano ancora dispersi. Ora,
Se si mettono insieme tutte queste indicazioni e si considera che già 7-8 anni fa è partito questo progetto di completa ristrutturazione delle Hawaii, non si capisce bene come mai è successa questa catastrofe. Ma non è stata la sola e non sarà la sola, perché cose di questo tipo sono molto comodi al sistema dell'elite e dell'agenda del nuovo ordine mondiale che stanno portando avanti, ma sono soltanto conseguenze dell'aumento della temperatura terrestre, no? Gli incendi non sono causati da questa tecnologia di cui vi ho parlato in questo momento. Se parli con questi esperti, sì, la temperatura aumenta, i ghiacciai si stanno sciogliendo e quindi questo crea tutto questo terremoto, tutto questo grandine a non finire, no? Grandine di 10-15 grandine chicchi di diametro, ma quando mai sono successe queste cose? Quindi purtroppo, perché vi dico queste cose qui? Perché queste sono tutti incidenti causati da noi stessi, dall'uomo, che affliggeranno il mondo occidentale nei prossimi anni. Quindi chi rimane in Italia, o in Europa, o in America, o dov'è, si deve fare il segno della croce e dire speriamo che non capiti a noi. Ecco, per fortuna, grazie a Dio, posso dire che per quello che posso aver capito io, tutti questi eventi non naturali ma causati dall'uomo non dovrebbero capitare in Africa, perché l'Africa, come vi ho detto, è il paese del quarto mondo, è il continente del quarto mondo. In Africa loro controllano già le materie prime, tutte le grandi materie prime grosso modo sono in mano alle corporazioni internazionali e ci hanno da spolpare poco, perché evidentemente non hanno per il momento un grande interesse delle terre. E gli africani non sono ricchi, non sono ricchi, quindi che cosa volete che vengano a fare qua? L'unica cosa che possono venire a fare qua è, come hanno sempre fatto negli ultimi 40 anni, confermato da un medico, da uno dei miei consulenti a New York, è venire qua e sperimentare nuovi farmaci sugli africani. Basta. L'Africa li interessa soltanto in questo senso. Per il resto non gli frega assolutamente niente, perché dovrebbero spendere a far volare gli aerei con quello che costa un aereo di carburante per spruzzare le scie chimiche. Cosa ne frega? Poi vi rendete conto che anche questa storia dell'elettrico è una grande bufala. Perché le macchine consumano dal 5 al 6% di tutto il petrolio. La maggior parte consumano gli aerei, che continueranno a viaggiare utilizzando lo stesso petrolio, no? Le petroliere e i tram. Quindi tutto questo casino qua, per il 5%? Cioè, ma, proprio gente completamente fuori di testa. Vabbè, vediamo di cercare di essere positivi, di avere un atteggiamento per cui osserviamo queste cose, le accettiamo, però allo stesso tempo mettiamo in piedi un piano B. Il piano B tra tutti questi eventi qui innaturali, l'introduzione della digitalizzazione è un atto dovuto, il piano B. Io ho fatto un commento oggi, no? Nella solita nota sui due canali di Telegram, e l'ho detto: se non lo facciamo per noi, facciamolo per i nostri figli. Io per i miei figli ho venduto tutto e sono andato in America.
Potete, si può immaginare un atto di amore più grande di questo? Guardate che io non avevo mica voglia di andare in America a fare, non avevo bisogno di andare in America per fare soldi. Vengo da una famiglia benestante, ho sempre lavorato, avevo due case, una all'Isola d'Elba che ho completamente ristrutturato e poi ovviamente ho venduto, e un'altra a Scandicci a Firenze che anche quella poi ho dovuto vendere. L'attività volava, l'attività gestita da me, non andava bene, volava, perché noi eravamo quasi sempre tutto occupato. Ero in condizione di aprire altri 2, 3, 4 punti vendita se volevo, con l'esperienza di marketing che avevo io. Però ho deciso di andare in America. Perché? Ecco, bisogna avere l'onestà intellettuale di riconoscere che le cose in Italia hanno sempre funzionato in quella maniera lì. Quindi se te sei indipendente, un indipendente, come sono voluti rimanere mio papà e mia mamma, senza dover andare lì e baciare l'anello a nessuno, guardatevi la serie dei Borgia, la serie dei Medici, capirete tante cose, di dove veniamo noi. Non fai assolutamente niente. Non fai assolutamente niente. Ecco, purtroppo l'Italia è un paese straordinariamente bello, straordinariamente creativo, in alcune cose non ce n'è per nessuno, l'ho detto prima in quello che vi dicevo, però purtroppo devi andare e baciare l'anello. Se non baci l'anello, puoi essere la persona più capace e più intelligente del mondo, non conti un cazzo. Devi andare o in America o forse in Tanzania per combinare qualche cosa. Allora, c'è qualcuno, mi fermo qui, c'è qualcuno che ha delle domande, vuoi fare dei commenti? Allora, oggi abbiamo fatto circa 45 minuti, però credo di avervi detto delle cose importanti, quindi io chiuderei l'intervento qua. Non c'è granché da aggiungere, molte persone sono ancora in vacanza, come si vede, e insomma, spero per loro, come si parla di piano B e piano C, e si diano una mossa in settembre. Perché poi io, come ho detto più volte, al 30 di settembre chiudo il progetto per quest'anno e riconsidererò quello che farò nell'anno prossimo, anche in relazione ovviamente agli eventi e agli impegni che qua avrò, perché mi stanno partendo altri progetti e quindi di tempo sinceramente ce ne avrò molto poco. Questo vuol dire che anche se c'è qualcuno che è interessato, ovviamente sono sempre disposto a parlarne, però selezionerò molto le persone che poi porto in Tanzania, perché il tempo sarà quello che è e non ho intenzione di perdere tempo. Ecco. Allora, io vi do, come al solito, vi ringrazio di essere stati con me stasera, vi do appuntamento al prossimo mercoledì. E per chi ancora magari vuol fare un pensierino al discorso dell'oro, vuole avere maggiori informazioni, come sempre l'appuntamento è il sabato alle 9. Io, se non c'è nessuno che vuol fare commenti o ha domande, chiuderei l'intervento qua. Prego. Grazie Max, io come ti ho detto ti scrivo. Va bene, io sono qua, ti aspetto. Sì, va bene, grazie. Va bene, ciao, buonanotte. Allora, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte a tutti, ci sentiamo presto, va bene?
Ciao, ciao, ciao. Ciao Massimo. Ciao. Ciao Max. Ciao, ciao.